benvenuti dallo stadio Turri di Scandicci per la prima amichevole della stagione 2017-2018 della Pistoiese targata Paolo Indiani, una squadra che si sta ancora costruendo e quest'oggi andranno in campo tanti giovani, alcuni aggregati, altri della Juniores. Andiamo subito a leggere le formazioni, la squadra di casa. Partiamo dal Scandicci di Alessio Lucia, che giocherà con Nigro in porta, Vinci, L'Aquilandi, Cela, Martinelli, Alderotti, Safina, Cerretelli, Gori, Crocetti e Casiraghi. Risponde la Pistoiese di Indiani con Biagini, 40, Priola, Papini, Minardi, Ranelli, Mulas, Boggian, Ferrari, Zappa e Zinani. Tutto pronto, inizia il primo tempo. Zinani gioca su Papini, Papini cerca Zappa, Zappa prova il tiro, Zappa deviato in angolo. Safina, Gori, ancora per Safina, Safina parte il cross di Safina, il colpo di testa alto sulla traversa di Crocetti. Può partire la Pistoiese con Zappa, palla centrale per Ferrari, Zappa velocissimo sulla destra, servito ancora da Ferrari, Zappa messo giù da Safina per l'arbitro, è tutto regolare, il pallone è ancora lì, l'uscita di Nigro, ferma tutto. L'Aquilandi, lo scambio con Crocetti, L'Aquilandi entra in area, L'Aquilandi interviene, Bagini, Casiraghi, la tocca dietro, il tiro altissimo. Zinani, ancora sulla destra, Zinani prova a farsi largo, Ferrari stoppa e tira fuori. Contrasto vinto da Boggian, se ne va ancora Boggian, prova il tiro, Paranigro. Palla lunghissima lanciata sulla sinistra per L'Aquilandi, il cross in mezzo, prova la girata Gori, facile per Biagini. Pallone messo giù da Vinci, il tocco verso Safina, la palla dentro, Casiraghi, il pallone resta lì, L'Aquilandi, L'Aquilandi prova il tiro, ribattuto e poi spazza 40. Papini lancia in avanti, il pallone arriva in qualche modo a Ferrari che prova il tiro col sinistro largo. Controlla Martinelli, tocco per Cerretelli, lancio di prima intenzione che sorprende la difesa, Gori! Prova di prima intenzione. E l'arbitro fischia qui la fine del primo tempo, 0-0. Inizia il secondo tempo. Attenzione, scatto di Rafati. Rafati, ancora lui, gran palla in profondità per Ludovisi. Ludovisi si ferma, torna indietro. Ludovisi salta, due avversari, li evita ancora. Ludovisi pensa al tiro, ma col sinistro colpisce malissimo. Attenzione perché Berlincioni se ne va, sinistro di Berlincioni in mezzo, per poco non sorprende Biagini. Sale Zinani sulla destra, Zinani il tocco verso Rafati, il tiro di prima intenzione, traversa per la Pistoiese e poi spazza la difesa. Sale adesso lo Scandicci sull'out di sinistra con Berlincioni, il cross in mezzo di Berlincioni, colpo di testa di Penso fuori. Calcio di punizione per la Pistoiese già battuto da Rafati, pallone messo fuori, prova il tiro, tartaglione alto. Punizione per lo Scandicci, intreccia Laghi, il tocco verso Penso, si gira Penso, il destro fuori. Viti, lancio a cambiare gioco, sbagliato, Poli intercetta. Poli va al tiro, colpisce male fuori. Calcio di punizione, no, l'arbitro fischia alla fine di questa prima amichevole stagionale, finisce 0-0, risultato condizionato sicuramente sia dal caldo che dalla preparazione e da tanti giovani in campo. Un buon test amichevole, un buon allenamento per la squadra di Paolo Indiani. Per oggi è tutto, vi salutiamo qui dallo stadio Turri di Scandicci.